Ciao! Allora, questo sarà un video sugli acquisti che ho fatto alla Elf. L'ordine Elf l'ho fatto quando c'era la promozione al 50%, che però mi hanno detto purtroppo che non rifanno più perché probabilmente andavano sotto. Non lo so, comunque hanno detto che la fanno soltanto in occasioni speciali. Quindi meno male che ce l'ho fatta prenderlo per l'ultima volta. Allora, ho preso qualcosina e questo sarà soltanto un video chiacchiere, diciamo, su quello che ho preso, perché la recensione vera e propria ve la farò prossimamente. Ma iniziamo subito. Allora, devo dire che il pacco non è stato velocissimo come al solito, nonostante io avessi fatto la Sign 4, perché probabilmente appunto con 1 miliardo di ordini che saranno arrivati all'F sono andati un po' in palla. E secondo me sono andati un po' in palla, anche perché vi faccio vedere subito quello che hanno fatto. Io avevo ordinato della linea minerale e principalmente l'ordine l'ho fatto per questo. Avevo ordinato questo All-Over Eyeshadow Brush. Peccato che la confezione era giusta, ma il pennello, se vedete, è proprio sbagliato. Cioè, loro mi hanno dato un contour brush. Non è che non lo utilizzo, sicuramente vado ad utilizzarlo, ma non è il pennello che avevo scelto. Quindi mi ho mandato una foto e una mail al servizio clienti, e che mi hanno risposto: ok, ci dispiace, possiamo ridarti indietro i 3,25 euro oppure farti un buono per il prossimo ordine. Allora io dico: non mi sembra giusto, perché ok, avevo pagato a metà, quindi 3,25 euro invece che 6,50 euro, però non mi sembra giusto perché se io adesso voglio comprare quello che desideravo io, il pennello che volevo io, devo pagarlo 6,50 euro, soprattutto aggiungendoci le spese di spedizione. E se voi mi levate indietro 3,25 euro, io cosa ci faccio? Niente. Quindi, credo che rimanderò, appena mi funziona internet, una mail al servizio clienti dicendo: no, allora l'errore è stato vostro. Io credo che sia più giusto che voi mi mandiate a vostre spese il pennello giusto. Cioè, credo che sia normale, devono rinviare il prodotto giusto. Perché così uno dice: vabbè, se ragionate in questo modo, forse non ci siamo capiti. Poi, cosa ho preso? Queste due shimmer pencil. Queste costano 1,70 euro, scontate vengono 85 centesimi. Quindi questa è la Blissful Blush. Ed è bellissima. È il colore delle mie unghie. Questo è il China Glaze che vi ho fatto vedere. E questa è la Blissful Umano, Blissful Blush. Poi è morbida comunque questa. Non è molto grande perché sono piccoline in confronto ad altre matite. Però ha anche il temperino dentro. E questo è proprio un colore delizioso. E poi l'altra che ho preso è la Precious Pink. E anche questa è veramente carinissima. Questa tende più al grigio e questa tende più al rosa. Queste sono bellissime, quindi come eyeliner secondo me strepitose. Quindi per 85 centesimi l'una affarone. Poi ho preso il brush shampoo e questo non vi posso ancora proprio dire nulla perché se non che appunto è piccolino, cioè è come il Fix Plus per modo di dire e non come invece il brush cleanser che è molto grosso. Questo è veramente piccolo piccolo, sono 120 ml, il tappo è appunto come uno shampoo. Poi ho preso lo Zit Zapper, che è questo cosino per correggere l'acne, i rossori e non so più cos'altro, perché questa parola swellness non so cosa sia. Comunque c'è all'interno, c'è comunque dell'acido salicilico. Quindi dovrebbe seccare il acido salicilico T3, Camphora e Witch Hazel, che sinceramente non so cosa sia. Questo comunque dovrebbe seccare in pratica il brufolo. E l'ho preso per il mio amoroso che appunto mi ha sempre chiesto: ma perché tu fai gli ordini solo per te e quando mi serve qualcosa
Non mi prendi mai niente. Allora, ho detto, vabbè, dai, questo qui per 85 centesimi si può fare. No, scherzo. Voglio vedere se funziona. E poi ho preso, ma sinceramente non mi ricordavo neanche di averla messa nel carrello. Probabilmente c'è anche finita per sbaglio. Questa Waterproof Eyeliner Pen. E l'avevo presa perché io di eyeliner in waterproof non ne ho. E non ne avevo neanche marroni, invece poi adesso marroni li ho, però vediamo se è veramente waterproof. Allora, è fatta così e vediamo se funziona soprattutto. No, per quello funziona, il tratto è anche fine fine. Devo solo vedere se è, guardate, se è waterproof, però la partenza è buona. Quindi farò questi test e vi farò Poi ho sapere. preso gli Shine Eraser. Volevo prendere quel pacchettino da 3 con i vari tipi perché era una novità, però non c'era. Allora ho detto no, no, l'ordine lo faccio, non è per questo che mi fermo a fare l'ordine. Comunque sono queste salviettine qua. Io non le ho mai provate, devo essere sincera, quindi vi farò sapere anche qua. Sono queste salviettine che appunto applicate sui punti dove si lucida, toglie appunto via la lucidità, insomma. E all'Inter Charm Valentina mi ha dato le sue della Essence, e ho detto: ma no, ma tanto a me non servono, io di solito non mi lucido mai, le ho usate e c'era sull'unto. Quindi ho detto: ah, beh, forse ho detto una boiata allucinante. Bene. Poi ho preso l'Eyebrow Treat and Tame. Quelli della linea studio, appunto quello del pennello 3,25, gli altri erano tutti 85 centesimi, questi 2 euro perché è la metà appunto del prezzo di Grazie. partenza. Allora, questo è appunto il mascara per le sopracciglia, cioè lo scovolino è fatto come un mascara ed è appunto quello per colorare e riempire le sopracciglia. Invece questo qui è per ripararle, insomma. Questo è trasparente ed è fatto in questo modo. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il colore. Perché ho preso quello dark perché ho visto che molte ragazze avevano fatto degli swatch e quello medium, forse adesso non mi ricordo, era veramente chiaro. Allora, a prescindere dal fatto che è chiaro anche questo, però è quello che si avvicina leggermente di più. Quindi, vediamo se riesco a farvi vedere. Si applica quindi prima la parte colorata e poi c'è scritto di applicare la parte trasparente. Beh, diciamo che un po' ha riempito. Voglio vedere la durata, però vedete che il pennellino si è già sporcato. Poi vi faccio appunto vedere il set che ho preso del Eyelight Primer Collection. Che hanno anche sbagliato a scrivere Collection, hanno scritto. Vabbè, e questo qui consiste in 3 primer. Uno è l'Highlight Primer classico, che però voglio vedere appunto se funziona o è secco, perché no, funziona. Brava Linda, l'hai messo in una posizione ottima da far vedere. Poi c'è il color champagne che mi piace tantissimo, che è questo qua. E poi c'è il color pearl. Il pearl è questo, e però secondo me è un po' secco. Mi hanno detto che bisognava, perché ho letto che anche qualcuno aveva detto che era secco, mi hanno detto di sbatterlo. Vediamo. Sì, c'è qualcosa fa, però secondo me è un po' grumoso. Vi farò vedere anche qua. Allora, quello sopra il pearl e quello sopra champagne, quello sotto champagne si assomigliano abbastanza, eh? Quindi questo qui adesso non mi ricordo quanto costava veramente. Forse era 6 euro e l'ho pagato 3, però ho perso l'ordine, diciamo il riassunto dell'ordine. E non andandomi in internet non posso neanche dirvelo. Invece poi gli ultimi due prodotti che ho preso sono i Matte Lip Color. Questi sono quei matitoni rossetto.
E ho preso il coral, che è questo qua. È fatto così, quindi con la punta estraibile e dietro c'è il colore, che comunque gli assomiglia. E questo è il coral. Mentre invece l'altro che ho preso si chiama Tea Rose, che appunto è veramente simile al tappino, quindi qui il tappino è veramente molto veritiero. Ve lo faccio vedere vicino e questo qua appunto è il Tea Rose. Ora velocissimamente cerco di applicarlo. Applico il coral però che mi piace di più. E voilà. Questo è il risultato sulle mie labbra. L'applicazione è morbida, soprattutto se mettete sotto uno stick idratante. La tenuta ovviamente non la so. Il colore è molto particolare e quello che però appunto voglio dirvi è che io ho delle labbra non pigmentate di più. Quindi si vede sotto. Ho dovuto fare un po' una passata forte perché cioè una doppia passata perché si vede se no sotto, ma io ho delle labbra veramente super pigmentate già di loro. Ora si sta seccando, infatti lo sento, e il colore infatti si sta mattificando, però è molto molto carino. Cioè è un nude rosato, ecco, mentre l'altro invece è più proprio un bel rosa violetto, E niente, ecco. ora voglio farvi invece due precisazioni su due prodotti. Una è la crema colorata di Liz Earl e l'altra è un pennello della Sigma. Quindi vi lascio a un altro pezzetto di video in cui vi parlo di quello. Ok, ciao! Giorni fa, ormai credo settimane, visto che non so quando riuscirò a montare questo video, avevo fatto una review sulla nuova crema colorata della Liz Earl e ne avevo parlato, diciamo, non benissimo, ecco. Volevo semplicemente invece fare una precisazione perché ho adesso la colorazione più scura, che è la Beach. Infatti vi avevo detto che quella là era troppo chiara e questa colorazione è perfetta, quindi rimangono le diciamo note negative che sono l'odore che proprio non mi piace, diciamo. Per quanto riguarda il costo, sempre secondo me veramente cara, però per quanto riguarda la resa invece questa volta devo dire che mi piace veramente. Allora, il colore è questo e vedete già che si avvicina di più alla mia tonalità di pelle. Prendo un cerchietto perché sennò mi insuzzo tutta. E lo uso, cioè la applico con questo duo fibre della Sigma, questo è l'F50. Allora, l'effetto è sicuramente naturale, la coprenza è quasi impercettibile, ma l'effetto finale è veramente sheer, come dicono loro. Illumina il viso. Cioè, quello è vero, perché non so se ve ne rendete conto. Vedete come illumina? Quindi, ora appunto mi vedete sempre più. È allucinante come mi vedete più chiara di quello che sono in realtà. Però, comunque, devo, diciamo, dire che effettivamente con il colore giusto l'effetto si vede. Quindi comunque è una crema colorata, veramente poco coprente, che uniforma un po' l'incarnato e soprattutto dà questo effetto un po' radiante, luminoso, ecco. Volevo fare un'altra precisazione che non riguarda Liz Earl. Volevo parlarvi di questo Sigma in duo fibre. Mi piace tantissimo, peccato che perda le setole nere. E quindi non so se avete visto nel video, a un certo punto me li trovavo con pezzettini di setole a destra e a sinistra. Quindi veramente un peccato perché mi piace proprio come pennello, la stesura e tutto, ma queste setole nere veramente pessime. Cioè, se ogni volta devo star lì a toglierle. E mom, credo di aver Spero detto che detto questo video vi tutto. sia piaciuto e spero anche che queste precisazioni finali possano esservi utili per futuri acquisti. E niente, vi lascio al prossimo video. Ciao!